Salve a tutti i nostri spettatori, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Polis, primo piano sulla politica. Tanti argomenti di cui parlare oggi. Ovviamente partiamo subito con lo stato di emergenza migranti proclamato l'11 aprile, 2 giorni fa. Dopodiché analizzeremo le mosse del governo Meloni con i nuovi decreti, decreto siccità e decreto pubblica amministrazione con ben 2.000 assunzioni nelle forze dell'ordine. Dopodiché, rivoluzione nella governance del PNRR, super bonus, e chiuderemo con dei movimenti sia all'interno della maggioranza per quanto riguarda Forza Italia, visto le precarie condizioni di salute di Berlusconi, sia per quanto riguarda il divorzio tra Renzi e Calenda. Quindi un centro che fatica a trovare una sua stabilità. Ovviamente, in mia compagnia, per parlare di tutto ciò, abbiamo il professor Luca Lanzalaco dell'Università di Macerata. Salve, professore. Buonasera a tutti. Buonasera. E l'avvocato Umberto Del Noce. Buonasera, Umberto. Buonasera a tutti. Allora, partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua a tirare dritto. Nel giro di 3 giorni, esattamente 4, 5 e 6 aprile, ha prima ottenuto la fiducia delle Camere con la conversione in legge del decreto Superbonus. Poi ha approvato ben due nuovi decreti, uno relativo al rafforzamento della capacità amministrativa, l'altro ribattezzato DL Siccità, in quanto contenente disposizioni urgenti per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno. Nel dettaglio della questione Superbonus, il governo ha finalmente prorogato la scadenza per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari singole al 30 settembre 2023. È poi intervenuto sulla questione cessioni del credito e sconto in fattura, sbloccando sia i crediti attualmente non venduti dei privati, sia quelli ancora non ceduti dalle banche, risolvendo così lo stallo che teneva bloccati un po' tutti. Venendo ai due nuovi decreti, è invece interessante notare come da un lato si è istituzionalizzata una crisi, quella idrica, per tanti molto meno reale di quello che vogliono far credere, mentre dall'altro il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni passa per l'assunzione nelle forze dell'ordine di oltre 2.000 unità, spalmate nei prossimi 3 anni. Che si tema di non riuscire a gestire il dissenso con il giusto pugno di ferro? Mentre in Italia tutto sembrava abbastanza sotto controllo questo mese, con la vera partita da giocare in Europa, qualcosa però negli ultimi giorni è cambiato. Alle problematiche relative al PNRR e alla rivoluzione della governance voluta da Giorgia, si è sostituita la problematica migranti, nuovamente primo pensiero del governo dopo la tragedia di Cutro. Martedì 11 aprile, infatti, il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per i prossimi 6 mesi, stanziando oltre 20 milioni per far fronte ai continui sbarchi di queste settimane. Approfondimento all'atere, merita infine Berlusconi, a causa delle sue precarie condizioni di salute, relegato al San Raffaele di Milano per curarsi da una leucemia mielomonocitica cronica, è difficile inquadrare il futuro politico del leader di Forza Italia. Se per qualsiasi motivo dovesse lasciare la guida del suo partito, stormi di avvoltoi sono pronti a dividersi l'elettorato, soprattutto a causa di una mancanza di sostituti pronti a guidare la terza forza della maggioranza di governo. Sopravviverà Forza Italia alla mancanza di un erede? Eccoci tornati in studio. Allora, partiamo dal primo argomento, quello più vicino temporalmente a noi, e cioè quella che sarà definita la nuova emergenza da parte del governo, l'emergenza migranti, poiché appunto, come dice il servizio, martedì 11 aprile il governo Meloni ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per 6 mesi in relazione all'eccezionale incremento dei flussi di persone, ovviamente in ingresso sul territorio nazionale. Allora, visto che appunto si parla di questo incremento, io chiedo subito a Giulio di mandare il primo e il secondo contenuto che leggiamo insieme, perché effettivamente, secondo quelli che sono i dati rilasciati dal Ministero dell'Interno, si nota come nei primi 3 mesi del 2023, quindi gennaio, febbraio, marzo e ovviamente
questi primi 13 giorni di aprile, c'è stato un incremento notevole rispetto agli anni scorsi dei flussi di migranti che arrivano sul territorio nazionale, e quindi per questo motivo il governo Meloni ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, andando quindi a mettere sul piatto 5 milioni subito, più 20 milioni da spalmare nei prossimi 6 mesi, e che saranno ovviamente a disposizione di un commissario straordinario che deve essere ancora nominato. Il nome più caldo è quello di Valerio Valenti, che è già capo del Dipartimento Libertà Civili e Migrazione del Viminale. E, professor Lanzalaco, come giudica questa decisione del governo anche a fronte della tragedia di Cutro che abbiamo commentato qualche settimana fa? Ma il provvedimento era, lo dicono i dati appena mostrati, era necessario. Quello che a me ha colpito è stato l'atteggiamento di parte della stampa e dell'opposizione, per cui è stato aspramente criticato questo provvedimento, dicendo: ma come la Meloni aveva contestato l'emergenza durante la pandemia e adesso lei per prima dichiara uno stato d'emergenza. Allora, qui io penso che per onestà intellettuale sia necessario chiarire una cosa, cioè se il governo avesse bloccato gli sbarchi sarebbe passato come un governo fascista, razzista, insensibile ai diritti umani. Non è riuscito a bloccare gli sbarchi e quindi passa per un governo incapace. Ecco, io penso che questa linea di attacco al governo sia intellettualmente disonesta, cioè non si può sostenere una posizione dove comunque il governo sbaglia. Ecco, mi sembra, no, quella, non so se ricordate quella battuta, piove governo ladro. Ecco, quindi è un governo che comunque avrebbe sbagliato a prescindere, no, diceva Totò. Ecco, questo non mi sembra giusto. Decidiamo che cosa avrebbe dovuto o dovrebbe fare il governo e poi diamo dei giudizi, e non viceversa, cioè visto cosa fa il governo decidiamo cosa sarebbe stato giusto fare. Questo mi sembra intellettualmente disonesto, politicamente infruttuoso, e quindi ecco, questa cosa m'ha colpito molto perché è stata una posizione diffusa sulla stampa, sui mass media, la trovo infondata, sbagliata, infondata. Cioè, questa è la mia posizione rispetto a questo punto. Umberto Dennucci, giustamente il professore ci ricordava che la Meloni ha aspramente criticato quello che è stato lo stato di emergenza Covid, e che chiaramente, a differenza di quello attuale, ha dato la possibilità poi al governo, ricordiamo al governo Conte e poi al governo Draghi, di porre in essere delle manovre in totale violazione delle libertà costituzionali. Qui parliamo di uno stato di emergenza diverso, che tra l'altro si va a sovrapporre a uno stato di emergenza già in atto, che è stato dichiarato dal governo Draghi, che riguarda la situazione in Ucraina. Però tirando le somme, dal 31 gennaio 2020, quindi da quando fu dichiarato lo stato d'emergenza Covid, ad oggi e fino alla fine del 2023, perché appunto l'emergenza in Ucraina, lo stato d'emergenza per la guerra in Ucraina durerà fino alla fine del 2023, quindi tirando le somme, alla fine l'Italia, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, è in perenne emergenza, o almeno così i governi si stanno comportando. E tu, da avvocato costituzionalista, come la vedi? Qual è il tuo commento al riguardo? Ma a mio parere, lo stato d'emergenza costante rappresenta comunque uno svuotamento
dell'idea democratica. Infatti, non a caso, nella nostra Costituzione non vi è un articolo dedicato allo stato d'emergenza. L'unico stato d'emergenza, se così si può dire, previsto dalla Costituzione è la dichiarazione di guerra. Ma al di fuori di quello non è previsto, e ci fu anche un dibattito costituente sul fatto, ma si ritenne per la maggioranza che istituire una deroga alla dinamica democratica anche al di fuori dell'eccezionalità della guerra costituisse un pericolo e uno svuotamento dell'idea stessa democratica, cioè dell'idea che qualunque sia, diciamo, la problematica della vita sociale e politica, la collettività attraverso l'assemblea rappresentativa potesse farci fronte. E d'altronde l'emergenza è costante, è parte costante della vita di ogni paese, e anche, voglio dire, ci sono sempre situazioni nuove da fronteggiare, ma una democrazia forte riesce a far fronte a queste sfide. Diciamo che secondo me si assiste negli ultimi anni a una parabola, a partire anche già forse dall'idea del governo tecnico, cioè e dell'idea, per esempio, che spetti a un governo tecnico fare le riforme per la crisi economica, mentre tecnicamente il Parlamento dovrebbe fare le riforme, cioè un'assemblea rappresentativa. Per cui, diciamo, cambia forse il sistema di produzione, cambia quindi la classe dominante, e questa classe dominante vuole cambiare le dinamiche del potere, vuole cambiare la velocità delle decisioni politiche. Per cui, sempre di più ci si affida ai governi e a situazioni di emergenza, vero, presunte o artificiali che siano. D'altronde la legge sul stato di emergenza è una legge posteriore rispetto alla Costituzione, perché è la legge 225 del 92, però tecnicamente è stata istituita per far fronte ad emergenze che possano mettere in pericolo l'idea dello Stato, la sopravvivenza dello Stato, ma la frequenza con cui queste poi vengono poste vuol dire si è imposto un modello per cui qualunque difficoltà giustifica uno stato d'emergenza, e lo stato d'emergenza si accompagna sempre con una cabina di regia, con un commissario straordinario, e quindi sposta poi il centro di potere, sposta il centro decisionale e lo colloca solitamente in stanze appartate, perché sia il comitato tecnico scientifico durante il Covid, e immaginiamo anche le prossime camere di regia, non avevano una discussione politica, non avevano una base rappresentativa e quindi non rappresentavano un indirizzo politico collettivo. E questo secondo me è un po' il pericolo di questa deriva. D'altronde Monti già qualche anno fa ci diceva che l'integrazione europea procede per crisi, perché solo davanti alle crisi gli stati e i cittadini sono disposti a cedere pezzi di sovranità, e lui diceva l'integrazione europea è per definizione una cessione di sovranità. E poi lui anche disse una cosa molto interessante, diceva: le crisi passano ma lasciano un substrato, cioè tutti quei piccoli o grandi cambiamenti nella mentalità o nella legislazione o nell'idea di intendere il governo, nell'idea di intendere la politica, quelli poi rimangono e lasciano una traccia, e questa traccia può essere pericolosa. Infatti per questo Monti definiva le crisi come sempre un po' irreversibili, perché comunque informano di sé la vita politica e spesso poi creano dei cambiamenti nelle dinamiche delle decisioni politiche e appunto nella concezione della politica, che rimangono in maniera determinante. E questo secondo me è un po' il pericolo di questa mania dello stato di emergenza
continuo. Fondamentalmente può sotterrarre la scelta politica dal dibattito politico. Assolutamente, assolutamente. E passiamo adesso al secondo argomento di puntata, che poi, diciamo, con le crisi qualcosa c'è anche a che fare, ma diciamo lo vedremo dopo. E chiedo a Giulio di mandare il contenuto numero 3 e poi ne parliamo insieme. Prego, Giulio. Da circa 20 anni l'Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità. Nessun governo aveva scelto di affrontarlo in modo strutturale fino ad ora. Noi scegliamo di farlo prima che diventi un'emergenza e lo facciamo mettendo in rete in una cabina di regia tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia e semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito. Con un altro decreto si è occupato di altre materie molto importanti. Oltre 2.000 nuovi uomini nel personale della polizia, della guardia costiera, dei vigili del fuoco, cioè oltre 2.000 persone per rafforzare la sicurezza dei cittadini. Allora, la Meloni, la nostra premier Meloni lo ha detto, facciamo questo decreto, il cosiddetto decreto legge siccità, per evitare che questo problema si trasformi in un'emergenza. E quindi ritorna nuovamente questa parola con questo decreto. Praticamente il Consiglio dei Ministri ha stabilito la nomina di un commissario straordinario che si occuperà appunto di far fronte a questa emergenza idrica, un commissario straordinario che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino a fine 2024. E, professor Lanzalaco, passiamo quindi da un'emergenza a un'altra, probabile emergenza futura, anche perché stanno spingendo molto su questa questione della siccità, quindi questa questione della scarsità idrica. E cosa si aspetta appunto quali mosse si aspetta dal governo e da questo commissario straordinario? E soprattutto, possiamo dire effettivamente che si è aperto un nuovo vaso di Pandora? Ma sì, questa della siccità è l'ennesima puntata della serie siamo in crisi perenne. Ricordo qua che la parola, secondo il prestigioso English Collins Dictionary, la parola dell'anno del 2022 è stata permacrisi, che è una crasi, no, fra crisi permanente, una parola utilizzata da Ursula von der Leyen, e quindi è un susseguirsi di crisi, le crisi che poi, fra l'altro, parola che viene usata in maniera anche sconsiderata, perché le crisi sono cose serie, non sono semplici emergenze, difficoltà, le crisi sono situazioni che mettono in discussione la sopravvivenza di una comunità, la sopravvivenza e la continuità della vita civile, sociale, quindi viene usata anche a sproposito la parola. Però ecco, la crisi giustifica l'emergenza, la crisi giustifica misure straordinarie. Il passaggio, come ci insegna il filosofo del diritto Giorgio Agamben, fra lo stato d'emergenza e lo stato d'eccezione è poi abbastanza facile. Quindi questa retorica della crisi permanente, della permacrisi, va sicuramente anzitutto analizzata, sfatata, analizzata e poi anche demolita. Cioè, ormai si è instaurata una modalità di governo, e a questo tema io penso dovremmo dedicare un po' d'attenzione, che ormai viene trattata nella letteratura, cioè sì, il governing by panic, governare attraverso il panico, la creazione di situazioni di panico, incertezza, insicurezza, e quindi la possibilità di interventi straordinari, fuori dall'ordinario,
e fuori quindi dal controllo. Quando tutto finisce in questo grosso calderone delle crisi, non si distinguono situazioni serie da situazioni fittizie e tutto diventa appunto un espediente, può diventare un espediente per svolte, manovre che non vengono minimamente sottoposte al dibattito pubblico. Qua volevo, a questo proposito, volevo fare un chiarimento. Quello che disse Mon, ed è vero che lo disse, cioè la clip, e cioè l'Europa sarà l'esito delle soluzioni date a crisi, eccetera, eccetera. Quella non fu una pensata di Monti, quella fu una frase di Jean Monnet, uno dei cosiddetti padri fondatori, principale padre fondatore dell'Europa. Quindi è una storia lunga, è una storia che va alle radici dell'Europa, questa delle crisi che generano una meta sovranità europea per appunto cessione da parte degli stati. Qual è la differenza? La differenza fondamentale è questa, che mentre fino al 2010 questa storia dell'Europa che avanza attraverso le crisi è palesemente falsa, perché le tappe della costruzione dell'integrazione europea non corrispondono affatto fino al 2010 a crisi, non corrispondono affatto a crisi, perché non, proprio storicamente ci sono articoli su questo, è un falso storico. Dal 2010 invece sì che corrispondono, cioè effettivamente c'è stata un'accelerazione di questo processo, cioè lo sfruttamento e, a mio parere, la creazione di crisi ad hoc come strumento per una integrazione forzata, per portare a una forma di quella che ho chiamato in altra sede di federalismo coercitivo. Per cui fino al 2010 questa storia delle crisi è stato, ripeto, un falso storico, non è vero, non è vero. I passi della comunità, della CECA, eccetera, non corrispondevano a crisi, il serpentone monetario, cioè non corrispondevano a crisi. Dal 2010 invece sì, c'è stata un'accelerazione, 2010, 2011, 2012, e poi la strategia Europa 2025. Ecco, lì c'è stata veramente un'accelerazione, e guarda che caso, c'è stato anche un incremento di crisi o supposte tali, di emergenze continue, costanti, alcune delle quali reali, alcune francamente costruite, create, generate e prodotte attraverso una retorica mediatica che ben conosciamo. Immagino lei si riferisca ovviamente, per quanto riguarda la crisi del 2010, alla crisi economica che è nata negli Stati Uniti. Certamente, certamente. La Certo. crisi partita con la Grecia, che è stata una crisi generata, provocata, annunciata, cioè non. E poi da lì è seguito tutta la creazione dell'architettura finanziaria, dell'istituzione economico-finanziaria europea, per arrivare fino al MES. Fa parte, ma questo non perché lo dico io, non sono un complottista, basta guardare i documenti, basta leggere i documenti. Cioè non, quindi certo, il 2010 corrisponde esattamente all'inizio della crisi finanziaria. Si è aperta quella che noi politologi, analisti di politiche pubbliche, chiamiamo una finestra d'opportunità. È proprio il termine tecnico, finestra d'opportunità. E lì le elite, le tecnocrazie europee sono partite a carica, proprio non aspettavano di meglio. Allora lì effettivamente si sta tentando di accelerare il processo di integrazione europea attraverso le crisi.
lì, da quel momento in poi sì, è vero, questo è vero. Prima è veramente un falso storico, cioè smontato empiricamente, c'è letteratura su questo, proprio non ci sono dubbi, ecco, basta guardare i dati. Assolutamente. E ovviamente governare attraverso il panico, attraverso le crisi, poi genera anche nella popolazione una certa fibrillazione e certo, un certo dissenso che in qualche modo il governo deve andare a reprimere. E qui vengo al secondo decreto che è stato approvato, perché appunto, come diceva anche nel video Giorgia Meloni, oltre al decreto siccità è stato approvato anche un decreto che riguarda le assunzioni delle pubbliche amministrazioni, che prevede ben 3.000 nuovi posti di lavoro, di cui però 2.100, quindi oltre 2.000, esclusivamente riguardanti le forze dell'ordine. E allora, Umberto Del Noce, secondo te possiamo leggere questo secondo decreto come una necessità del governo di prepararsi a reprimere il dissenso in futuro? Ma forse una lettura leggermente, diciamo, maliziosa, però diciamo che mi sembra che sotto vari aspetti, in vari ambiti ci sarebbe un gran bisogno di assunzioni, perché dalla sanità alla giustizia in senso ampio, per esempio i tribunali sono fermi o comunque molto lenti perché hanno una grandissima carenza di personale, le carceri per esempio sono, voglio dire, la scuola stessa, c'è di sicuro un gran bisogno di assunzioni nella pubblica amministrazione. Se 2.100 su 3.000 però sono delle forze dell'ordine, è evidente che questi numeri danno una chiave di lettura, perché rappresentano sicuramente un indice delle priorità del governo. Leggevo oggi che forse i numeri verranno rivisti anche per la questione delle risorse, poi per far fronte a tali assunzioni. Quindi io, diciamo, prudentemente aspetterei di vedere poi effettivamente così come si concretizzerà. Però diciamo che questa indicazione, unita a varie misure che qua a Polis abbiamo già commentato in altre occasioni, sicuramente così un campanellino d'allarme lo fa suonare, ecco, secondo me. Diciamo un campanellino d'allarme che si somma a quelli che abbiamo commentato nelle precedenti, sì, puntate. Esatto, mettendo insieme, diciamo, vari elementi, uno può individuare una tendenza. D'altronde non è neanche una roba, cioè non è neanche una, così, un elemento specifico solo del governo Meloni, che una, diciamo, un orientamento di destra piuttosto acceso tenda a focalizzarsi più sulla sicurezza come elemento, diciamo, ideologico distintivo. Questo è una questione anche più sicuramente più vecchia del governo Meloni, però il governo Meloni in sé in questi mesi perlomeno ha lasciato intravedere una certa visione dei rapporti di forza anche interni, ecco. Assolutamente. Sì, volevo integrare e rafforzare questo, e ricordando che dopo il decreto anti-rave, adesso negli ultimi giorni è stato proposto il decreto anti-imbrattatori, e quindi non entro assolutamente nel merito della valenza giuridica, perché non è il mio mestiere, però c'è questa linea esibita, ostentata, di ordine e sicurezza,
che poi cozza invece con, come è stato notato da vari osservatori, con l'incapacità che hanno avuto le forze dell'ordine di far fronte, ad esempio, alle violenze dei tifosi di calcio. Per cui dici, ma ordine, sicurezza e disciplina valgono per certi comportamenti, ma non per altri, evidentemente. Ecco, quindi, oppure il caso di Torino, dove no, abbiamo fatto un servizio, no, dove si vedeva che mano libera, lì non erano imbrattatori, lì sfasciavano tutto quello che capitava sotto mano. Ecco, quindi c'è una ostentazione muscolare da un lato e non dico mansuetudine, ma disattenzione su altri fronti. Sì, concordo appieno. Professore, rimango su di lei perché il governo, oltre a muoversi, diciamo, per quanto riguarda provvedimenti del territorio nazionale, si muove anche rispetto ai rapporti con l'Europa e mi riferisco in particolare al PNRR, perché il governo Meloni ha deciso di andare a modificare quello che è il meccanismo di gestione, quindi di governance del PNRR stesso, andando a semplificare delle procedure per la gestione delle risorse. E ci hanno tenuto a specificare vari membri della maggioranza che ciò non vuol dire andare a incidere sul PNRR, anche perché ricordiamo pende una terza tranche da 19 miliardi, che ovviamente fanno gola a tutti, però c'è comunque qualcosa che si muove anche da quel punto di vista. Secondo lei dobbiamo inquadrarlo, questa decisione, dobbiamo inquadrarla in un quadro d'insieme, nei rapporti che questo governo sta avendo con l'Europa? Sì, allora l'intervento effettuato è stato da un lato sicuramente di semplificazione, dall'altro anche di centralizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cioè, siccome la situazione e i rapporti con i vertici europei è diventata difficile, poi do anche una mia interpretazione dell'origine di questa difficoltà. Allora, il governo ha reagito come reagisce qualunque struttura politica, centralizzando, cioè aumentando la linea d'autorità di comando e di controllo dei processi decisionali. Ecco, le difficoltà nascono, a mio parere, da un lato da carenza di capacità amministrative dei comuni. Cioè, è un'eredità di lungo periodo. L'Italia ha più di metà degli 8.000, 7.500, 8.000 comuni italiani sono comuni di piccole dimensioni che non hanno, ma storicamente non c'entra niente il governo Meloni, non hanno le capacità amministrative per far fronte a questa richiesta di progettualità del PNRR. Quindi c'è questo problema, ma c'è anche un altro problema, e cioè che il governo sta affrontando battaglie se molto serie a livello europeo. Il PNRR, io se non sbaglio, questo l'ho già detto, ma mi ripeto volutamente, il PNRR viene usato come una lama affilata appoggiata sulla giugulare, cioè o siete acquiescenti sulle altre partite, adesso vediamo subito quali sono, oppure i soldi del PNRR ve li scordate, perché l'esame attento, minuzioso a cui sono stati sottoposti i progetti del PNRR no, si è preso un mese la commissione per sottoporre esami i progetti, e questo è indicativo, cioè è in atto un vero e proprio ricatto. Allora, qual è la partita grossa in gioco? Ce ne sono varie. C'è la questione Bolkestein, che non è chiusa, non è affatto chiusa, c'è la questione del MES e
c'è la questione della revisione della cosiddetta riforma del patto di stabilità, che questo è importante, è una cosa che è apparsa sui giornali ma non è stata data, a mio parere, la dovuta visibilità. Cioè, su questo, se non ricordo male, ho anche scritto sulla piattaforma, sul blog, cioè si era partiti con un'idea di una riforma del patto di stabilità che doveva diventare un patto di sostenibilità, dove le condizioni sostenibilità del debito e quindi di erogazione dei fondi venivano negoziate in modo flessibile stato per stato. Ecco, la Germania dall'inizio di marzo ha iniziato a reinserire richieste sostanzialmente di politiche d'austerità, cioè si sta tornando al vecchio patto di stabilità. E la cosa, qua vi chiedo veramente un minuto o due, perché è una cosa importante questo, e questo fatto, cioè che la Germania stia mettendo il bastone fra le ruote, stia reintroducendo vincoli tipici delle politiche d'austerità, viene imputato ingiustamente, ma in modo palesemente ingiusto, al governo Meloni. Ripeto, io vi chiedo un minuto, vi leggo un articolo su Domani di oggi, non è un gioco di parole, è dedicato proprio a questo. L'articolo si dice: anche sulla riforma del patto di stabilità Meloni esce sconfitta. Allora, anzitutto è un'aggressione della Germania, perché la Germania ha, e qui c'è anche c'è un servizio sulla stampa, c'è un servizio sul Corriere Economia, la Germania ha cambiato le carte in tavola, quindi ha ridefinito i termini della negoziazione. Ma questo articolo su Domani di oggi termina con questa frase: per il resto i tempi dell'austerità tornano terribilmente vicini e la conquista italiana della Next Generation EU, figlia anche dell'allora presidente dell'Europarlamento David Sassoli, rischia di finire accantonata, o meglio dilapidata, dal nuovo governo. Quindi quella che è, scusate la terminologia un po' retorica, evocativa, ma quella che è una vittima, cioè il governo Meloni, che si è visto cambiare le carte in tavola dalla Germania, diventa invece carnefice e colpevole per questo. E cioè è il governo Meloni che fa fallire questa trattativa. Ecco, questo è il modo in cui viene presentata una questione, cioè invece di vedere i fatti e trarne le dovute conclusioni, cioè che questa è un'Europa politicamente insostenibile e siamo costretti a sostenerla perché c'è un'arma di ricatto che chiamasi euro, ecco, si dice che la colpa è del governo Meloni, che tutti i grandi vantaggi che ci stava offrendo l'Europa scompaiono per colpa del governo Meloni, mentre la Germania, che ha cambiato Germania e anche i Falchi, ma soprattutto i cosiddetti Falchi, ma è soprattutto la Germania, Lindner, questo ministro tremendo liberale di cui abbiamo già parlato, che sta mettendo il bastone fra le ruote, ma questo viene imputato al governo Meloni. Ecco, questo è stravolgere i fatti. E a mio parere bisogna rendere pubbliche queste cose, perché se no davvero è quel gioco di cui parlavamo un quarto d'ora fa. Cioè il governo comunque sbaglia, a prescindere. Ecco, qui è proprio evidente che non è così, non è vero, non è così. Beh, diciamo che la stampa italiana negli ultimi anni non si è contraddistinta per la professionalità e la deontologia che un lavoro come quello dei giornalisti meriterebbe, purtroppo. E Umberto, passiamo all'ultimo argomento che riguarda quanto fatto dal governo, prima di chiudere poi la puntata analizzando cosa sta accadendo sia in Forza Italia sia nel rapporto tra Calenda e Renzi, e mi riferisco quindi all'ok definitivo che ha ricevuto il decreto legge super bonus, che quindi è stato convertito in legge il 6 aprile,
il 5 aprile, scusatemi, il 4 aveva ricevuto l'ok dalla Camera, il 5 al Senato e quindi è stato convertito in legge. E chiedo a Giulio di mandare il contenuto 4, che è un video che insomma va a riassumere quelle che sono alcune delle novità, e ti chiedo, Umberto, ecco, con questa legge, il governo ha davvero, diciamo, risolto tutte quelle problematiche che questo super bonus aveva causato? E mi riferisco in particolare quindi alla questione della cessione del credito e alla questione dello sconto in fattura. Ma dipende, questa legge di fatto, questo decreto proroga di 6 mesi l'accesso a questo super bonus, però per i privati è sempre limitato l'accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura. E proprio per questo viene in realtà estesa a 10 anni la possibilità di detrazione del credito. Fondamentalmente il problema qua è il fatto che chi non ha un reddito tale da avere imposte abbastanza alte per detrarre il credito, ovviamente si trova in una situazione svantaggiata. Cioè, se io privato ho un credito di 100, ma pago 8.000 euro all'anno di tasse, ovviamente in 4 anni non rientrerò del mio credito. E quindi l'unica opzione era quello di cederlo o di ottenere uno sconto in fattura. Ora, lo sconto in fattura è ancora limitato e quindi si permette ai privati di detrarre in 10 anni, per cui ovviamente essendo ogni anno, cioè, dilazionandosi in 10 anni, questo permette anche ai redditi più deboli di accedere o di usufruire del credito senza per forza doverlo cedere. Quindi questo è un po' l'escamotage trovato, perché per il resto vengono più che altro sbloccati i crediti maturati nel 2022 e ai soggetti qualificati come banche e assicurazioni viene permesso di utilizzare i crediti maturati nel 2022 per sottoscrivere BTP. Fondamentalmente, che è un indubbio vantaggio perché matura un credito su un credito, fondamentalmente. E quindi sono un po' questi gli elementi principali che mi pare di intravedere in questo decreto. Speriamo che così, diciamo, tanti privati che hanno iniziato questi lavori riusciranno a trovare pace dopo mesi di incertezza. Speriamo, sì. Chiudiamo la puntata occupandoci di tre partiti. Uno è Forza Italia, perché appunto a causa delle complicazioni di salute, Silvio Berlusconi, insomma, sembra non essere in grado, almeno al momento, di poter guidare il suo partito. E gli altri due partiti a cui mi riferisco, invece notizia fresca di poche ore fa, sono i partiti di Calenda e Renzi, che fino al mese scorso sembravano pronti a un matrimonio e invece adesso sono prossimi al divorzio. Allora, la mia domanda che vi pongo, partendo dal professor Luca Lanzalaco, è: qual è il futuro di Forza Italia, prima di tutto, nel caso in cui Berlusconi, per un motivo o per un altro, dovesse uscire fuori dalla politica? E poi, questa situazione al centro, come va letta? Ma il futuro sappiamo che è difficile da prevedere. Quello che è certo è che, dato che si tratta, e questo non è né complottismo né niente, è un dato di fatto, si tratta di un partito personale. Questa è una categoria inserita nella scienza politica
proprio in seguito alla famosa discesa in campo di Berlusconi, inserita nel dibattito politologico dal professor Mauro Calise, il partito personale. Ecco, se in un partito personale viene meno la persona che ha, viene meno nel senso che non può più svolgere la funzione di leader attivo che ha fondato, diretto, guidato il partito e le coalizioni di cui ha fatto parte quel partito, è chiaro che il partito rischia di sciogliersi, di finire. D'altronde, come si diceva anche nel servizio introduttivo, ci sono parecchi squali che ruotano, che girano intorno a Forza Italia. Quindi è chiaramente una situazione di difficoltà, di fluidità, che non promette nulla di buono, soprattutto per il fatto che, come ogni leader carismatico, Berlusconi, questo rientra anche qua, proprio classici della sociologia, Berlusconi non ha coltivato, non ha fatto crescere un suo successore, perché il leader carismatico per definizione è uno, è lui e basta. E ecco cosa il centro. Il centro è anche quindi sia in seguito a questo momento di difficoltà chiara di Forza Italia, sia in seguito alla rottura di questo rapporto fra Renzi e Calenda, che è un continuo alternarsi, si sta squagliando, si sta sciogliendo, sta venendo meno, finalmente sta venendo meno questa favoletta del fatto che in Italia c'è un centro da occupare. Non è vero, non è così. Sistema partitico italiano si sta bipolarizzando e fra l'altro, come notava, non mi ricordo quale osservatore recentemente, a mio parere in modo molto acuto, c'è anche una perfetta funzionalità reciproca fra le due leader dei due poli, perché Elly Schlein ha bisogno di una Meloni forte e aggressiva, perché lei si definisce come l'anti-Meloni, e viceversa. Quindi il sistema, in termini tecnici, il sistema partitico italiano attualmente va verso una forma di bipolarizzazione con forti spinte centrifughe, sicuramente non centripete, quindi centrifughe con un indebolimento, per non dire proprio una implosione del centro. Umberto, chiudiamo con te. Ovviamente ti giro la stessa domanda, quindi qual è il tuo pensiero sia rispetto a Forza Italia, sia rispetto a questo divorzio tra Calenda e Renzi? E a proposito di Calenda, lui ha dichiarato in una trasmissione che con, diciamo, la fine politica di Berlusconi si chiude la Seconda Repubblica. Sei d'accordo? Sul primo lato della domanda mi trovo d'accordo con l'analisi del professore e credo anch'io che Forza Italia non sia in grado di sopravvivere al suo leader, nonché fondatore. E mi pare abbastanza lampante, per esempio, la fine che ha fatto Fini quando si è unito a Berlusconi, la fine che ha fatto poi anche il partito di Fini, inglobato così da Berlusconi. Però a parte questa, insomma, battuta, secondo me sì, si può dire in un certo senso che con Berlusconi finisca la seconda Repubblica. Nel senso che si entra in un terreno politicamente inedito, ma non solo con la fine di Berlusconi, ma direi più che altro dalla pandemia in avanti.
mi sembra di intravedere i segni di un cambiamento profondo nella coscienza politica dei popoli, nel modo in cui è intesa la politica, nel modo in cui è inteso il diritto, sempre meno come una proprietà, tra virgolette, no, dell'essere umano, in quanto per esempio diritto inalienabile, ma sempre più come, tra virgolette, servizio concesso, a patto di, no, di integrare quelli che sono gli elementi richiesti del potere. Una democrazia che tollera sempre meno il pensiero divergente, che quindi richiede sempre tempi più rapidi, meno discussione. E quindi mi sembra che in effetti ci sia un cambio d'epoca profondo, anche con tutto il sistema digitale, no? La digitalizzazione dell'identità, dei servizi. E quindi non credo che il cambio, cioè che la fine della Seconda Repubblica sia solo la fine di Berlusconi, ma che questa fine, no, coincide con tutta la situazione che sta mutando e che è ancora difficile intravedere dove sta andando. Certo, ci sono vari segnali di preoccupazione. Ecco. Occorre rimanere vigili e allerta per continuare a dare vita e significato agli istituti democratici, all'idea di democrazia e all'idea di diritto. Assolutamente. Diciamo che nonostante tutti i difetti del passato, più andiamo avanti, più la malinconia cresce, visto quanto ci tocca commentare e ovviamente vedere attorno a noi. Signori, vi ringrazio di essere stati con me anche per questa puntata, così come ringrazio ovviamente Giulio in regia e tutti i nostri spettatori. Buona serata al professor Luca Lanzalaco Buona serata a tutti. Buonasera e buona serata a Umberto Del Noce. a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Adesso. Allora.